qualche giorno che sono qui, ho fatto un paio di allenamenti con la squadra, le sensazioni sono molto positive, comunque sono contento di essere qui, ho trovato tanta organizzazione, strutture di categoria superiore, un buon gruppo, insomma una buona mentalità, ho visto l'intensità degli allenamenti è buonissima, insomma sono contento di essere qui. Come stai da un punto di vista fisico? Credo bene, hai giocato fino al 23 dicembre, ti sei sempre allenato, saresti anche pronto per giocare se non fosse che la burocrazia ti stoppa fino a fine gennaio, giusto? Sì, purtroppo c'è questa regola che quando si scende dai professionisti bisogna aspettare un mese e un giorno, insomma, per giocare, però fisicamente sto bene, ho giocato fino al 23 dicembre, mi sono comunque sempre allenato con la squadra, ho fatto, diciamo, il richiamo di preparazione di Natale, sono stato fermo forse un paio di giorni giù in attesa, insomma, di concludere questa trattativa, però fisicamente mi sento bene, sarei pronto senza dubbio. Hai fatto bene in Serie D con più squadre, poi l'estate scorsa il salto in Lega Pro con la Fidelis Andria, e poi la decisione di tornare indietro, anche se in una piazza come Arezzo che ha ambizioni importanti. Come hai vissuto questa altalena di categorie, Lorenzo? Beh, gli ultimi mesi sono stati un po' così, di alti e bassi, però penso che, insomma, sono contento di essere venuto qui. Per me non risulta un passo indietro nella mia carriera. Quando è arrivata la chiamata dell'Arezzo non ci ho pensato due volte, nonostante la differenza di categoria. Infatti comunque ho trovato un ambiente che è da professionisti in tutto e per tutto. Ho fatto bene in Serie D, ho fatto questo salto, alcune cose non sono andate, però penso, insomma, che ho fatto la scelta giusta, dai, per il mio futuro e per il futuro della società, spero. Andrea, Piazza Calda, che cosa ti lascia questa esperienza di 6 mesi che hai vissuto in Puglia? Beh, sono cresciuto sotto tanti punti di vista. Comunque, il girone C di Serie C, secondo me, è quasi una Serie B, in senso che ci sono piazze blasonate e comunque il livello è molto alto. Sono cresciuto dal punto di vista calcistico, anche comunque giocare in una piazza come Andria non è facile. C'erano molti spettatori, c'erano moltissime pressioni, e poi, comunque, quando le cose vanno bene è facile, ma il giocatore, secondo me, si plasma quando le cose vanno male. Giù, diciamo, eravamo in una posizione di classifica difficile. E quindi anche caratterialmente sono cresciuto molto sotto il punto di vista di reggere le pressioni e di sentirsi tante responsabilità addosso. A proposito di pressioni, Mister Indiani, quando ha commentato il tuo arrivo, ha detto: è un ragazzo che fa il caso nostro per caratteristiche, e mi auguro che sappia sopportare le pressioni che ci sono in questa piazza, che magari non sono come quelle che avevi l'anno scorso, no, al Team Nuova Florida. Da questo punto di vista, quindi, l'esperienza di Andrea ti è servita, e come ci arrivi ad Arezzo, sotto questo profilo? Beh, sì, ha detto bene il mister, comunque Nuova Florida è un ambiente abbastanza familiare, qui senza dubbio ci sono tante responsabilità, la squadra non merita questa categoria, quindi c'è anche tanta pressione dalla società, dai tifosi, si vuole vincere ed è anche giusto così per tutto ciò che ci mettono a disposizione e per la squadra che si è costruita. Le pressioni, insomma, ci sono da tutte le parti. Penso che se si vuole fare il giocatore di calcio, da quando si è piccoli si mette in conto questo. Però io le prenderò come uno stimolo, avere tanti tifosi allo stadio, visto anche sabato è tutto molto bello, quindi per me sarà solo uno stimolo in più. L'anno scorso ne hai fatti 17, se non sbaglio, di gol. Ti chiedo, per caratteristiche, hai visto anche il 4-3-3 con cui gioca l'Arezzo, che può diventare anche 4-2-3-1, hai visto all'Opera Gucci, Convitto, Pattarello, Bramante, non c'era Gaddini. Insomma, ecco, come pensi di poterti inserire anche nel modulo di gioco di Indiana? Beh, io ho caratteristiche, insomma, diverse da quelle che hanno anche gli altri attaccanti. Mi piace attaccare la profondità, venire a legare il gioco, ma sono comunque un ragazzo che sa stare anche in area. Comunque ho segnato tanto in tutta la mia carriera. Diciamo che penso di essere una soluzione per il mister a partita in corso dall'inizio, poi quello lo valuterà lui. Però per me era importante venire qui e dare una mano alla squadra, e quando il mister deciderà di schierarmi esterno anche posso fare, certo, un esterno un po' atipico, però comunque ho caratteristiche diverse dai ragazzi e secondo me posso integrarmi anche con Gucci, insomma possiamo giocare insieme, vedremo poi il mister che scelte che farà. Ti chiedo un'ultima cosa: hai rinunciato al contratto di più anni che avevi con l'Andria per venire ad Arezzo. Che tipo di aspettative hai adesso che sei qua in Amaranto? Sì, ho rinunciato a 2 anni di contratto, non mi è pesato perché comunque vengo in una piazza importante come Arezzo, quindi quando mi hanno chiamato non ci ho pensato due volte. Abbiamo chiuso la trattativa in una giornata e mezzo, credo, salvo alcune cose burocratiche che dovevo risolvere giù, e quindi insomma sono contento. Cosa mi aspetto? Non lo so, spero di vincere il campionato con la squadra e perché no fare anche la Lega Pro qui.